Beh ragazzi, povero Victor Orton che oggi andrà contro l'Apocalisse. Non ha mai perso ragazzi questo essere. Questa è forte, avete visto la sua trasformazione? Mamma mia ragazzi. L'Apocalisse torna sul ring WWF, sul ring di Wrestling Sana, in special modo. In un main event veramente che sa di pura violenza. Steel Cage match, Victor Orton contro gli Apocalypse, un match da pay per view, qui a Wrestling Sana. E beh, Stependolo se la starà godendo, dice, dirà, beh, io non ho niente da fare, tu invece devi lottare contro l'essere più pericoloso della WWF. E cambiano notevolmente e sembra davvero più forte. Stava per vincere anche la Rumble a SummerSlam, ma poi Bordieri gli ha rovinato tutto. Un Bordieri che se la sta vedendo in questo periodo con FMO, da quando è tornato a SummerSlam con FMO. Insomma, FMO è stato gabbato da questo ritorno. E Bordieri gli ha tolto le luci della ribalta. Poi Bordieri questa sera ha fatto quello che non credevamo possibile. Ha messo da po' sia Leonard sia FMO in probabilmente nella distanza di 5 minuti, neanche 2-3 minuti saranno stati. È stato devastante. Ora però Steel Cage match tra Apocalypse e Victor Orton. Tre settimane fa Victor Orton era venuto qui contro Vare in un Steel Cage, l'ha perso perché insomma, attenzione, mamma mia, Apocalypse devastante, è devastante, ce lo sta torturando, mamma mia, non ha pietà ancora, povero veramente Victor Orton, mamma mia, qui dentro lo stempera, no, non ce l'ho, ma Victor, non sono queste le tecniche con le quali potrai fare strada contro The Apocalypse. Qui però The Apocalypse sbaglia. Attenzione, ci vuole giocare, lui ama il dolore. Mamma mia! E poi Estio! Cioè, lo sta distruggendo, non ho mai visto Victor Orton così in difficoltà nelle prime fasi del match. Tenta di reagire grazie al suo stile rissoso, però c'è ben poco da fare. Mamma mia ancora! Mamma mia, qui poi togli il cuscinetto. Povero. Ancora una testata, ma un po' stavolta. Irish Whip. Attenzione. Sbaglia qui, il braccio teso. Forse il problema è giusto la velocità. Non è bene, ma non rincorsa, quindi. Fate qui una provetta Victor Orton. Che va a segno, prima con uno sgambetto e poi con una reverse DDT. La segna perfettamente, niente da dire. Victor Orton queste manovre difficilmente le sbaglia. Mamma mia però ragazzi, mamma mia. Vede negli occhi del Legend Killer che non può fare a meno di utilizzare queste manovre scorrette, altronde si può. È un match senza squalifiche, lo Steel Cage. Un match veramente dove puoi far tutto. Apocalypse qui. Frustare irlandese però all'anno sbagliato perché quell'altro era sguarnito. Braccio teso, bravo Victor Orton, bravo Victor Orton. Però attenzione ancora! Mamma mia ragazzi, Apocalypse qui lo sta distruggendo e dice va bene così. Attenzione, niente da fare. Arshipa lo prende al volo, Black on Slam, la schiacciata del buco nero, lo va a chiudere. 1, 2, mamma mia ragazzi, ma che pericolo, braccio teso. Non ci credo, dal paletto. Oh mio Dio! No, a chiudere! 1, 2, mamma mia, stavolta veramente vicinissimo. Lo guarda, sbaglia però qui. Allora qui che fa? Esce la sweep! Sì! Posticipata da una comitata pazzesca. Attenzione qui, testata! Poi finito il match. Apocalypse prova a salire, però adesso è lento Apocalypse, Victor Orton qui lo manda giù,
lo rimanda giù, cade male qui Vix, Apocalypse. No, insomma, non ha reso tensione, non sono il tuo vittorio, Victor. Lo rialza, lo prende, no, bravissimo Victor Orton in questo frangente. Apocalypse qui, una powerbomb, oh mio Dio, non ci credo, lo può chiudere qua, ci vuole divertire, mamma mia, cioè si sta divertendo Apocalypse, ancora però molto lento, Victor Orton, attenzione qui Victor Orton, ancora snapper e ci blocca, attenzione, attenzione, qui, Apocalypse non può cedere, infatti non può cedere in questo modo, lo stende, lo stende, e attenzione, perché siamo giunti alla manovra conclusiva, Chokeslam in arrivo, Chokeslam in arrivo, no, che ha fatto Victor Orton, che ha fatto Victor Orton, non ci credo, non ci credo, attenzione, TKO, 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 Tandola, Tandola Victor Orton, 1, 2, e no, non ne basta una, Apocalypse è pur sempre un mostro sovrannaturale. E qui attenzione, backbreaker, non basta, cover shot, non è riuscito, vabbè, Apocalypse è di un altro mondo, qui però Victor Orton sta sfruttando i suoi difetti, le sue difficoltà, backbreaker, spallata però, mamma mia, l'ha distrutto Apocalypse, ma Victor Orton è già in piedi, clothesline ancora, non ci credo, l'ha scacciato, 1, 2 e non basta, va dal paletto, se la gioca qui, che fa qui, attenzione, è troppo lento e Victor Orton qui ne approfitta, terza corda, aia Victor, non rischiare Victor, rischia, superplex da lì, impressionante, Apocalypse, Jordan Slam, grandioso, non ho parole, Victor Orton, se dovesse vincere il match è in una forma pazzesca, partenza qui, attenzione, lo aspetta al barco, lo va a prendere, stavolta ce l'ha, braccio slam, mamma mia, però non lo schiena, no, vuole entrare la scalata, sì, però intanto l'ha schiacciato, però è lentissimo qua, Apocalypse è lentissimo, viene fatto cadere, mi droppo, attenzione qui, sballata, spalpeggio, non ci credo, 1, 2 e 3, no, non ci credo, Victor Orton, grazie a una magia degna di Harry Potter, va a schienare Apocalypse, ma è la prima sconfitta per The Apocalypse qui in WWF, Victor Orton schiena The Apocalypse, questa me la segno, qui era Cinzano edizione 53 da San Francisco, e beh, è con le immagini di un Victor Orton che può dirsi davvero pronto per NSL, è tutta gli sportivi, alla prossima!